Martedì 7 maggio quasi 2000 persone hanno partecipato a Palazzo Farnese alla Notte delle Idee, organizzata dall'Ambasciata di Francia in Italia e dall'Institut Français Italia. Una serata intitolata Sfide climatiche. È ora di cambiare per affrontare temi centrali come l'ambiente, l'economia, agricoltura e biodiversità attraverso dibattiti con scienziati, studenti, artisti, attivisti, ma anche attraverso proiezioni, installazioni visive, sonore e di realtà virtuale. Sono molto lieto di accogliere stasera al Palazzo Farnese questa nuova edizione della Notte delle Idee su una sfida importantissima per il nostro futuro, la sfida climatica. È ora di cambiare. Nel Salone d'Ercole, dopo l'introduzione di Mario Tozzi, si è discusso dei limiti alla crescita di economia, di biodiversità ed ecosistemi marini, di metalli critici e intelligenza artificiale. Noi che possiamo fare? Usare una vettura che non emetta gas climalteranti? Va bene, possiamo avere una dieta che ne emetta di meno, va anche molto bene questo, prendere meno l'aereo più il treno, benissimo, coibentiamo casa, usiamo le rinnovabili, tutte cose che possiamo fare, ma che non bastano se non c'è un accordo internazionale fra i paesi che non lasci indietro nessuno e che porti davvero a dei provvedimenti, come posso dire, coatti, obbligati, perché sennò non ne usciamo. L'alimentazione sostenibile è stata al centro di una tavola rotonda, così come le mobilitazioni ambientali contemporanee, con la partecipazione di Camille Etienne, attivista per la giustizia sociale e climatica. Ça, mais en fait, si on prend toutes nos décisions politiques, nos décisions publiques à travers ce prisme-là, du fait que nos ressources soient limitées, qu'on ait des limites planétaires et qu'on doit les allouer pour savoir comment est-ce qu'on va satisfaire les besoins de la population, je crois qu'on prendrait mille fois des décisions qui sont plus ambitieuses pour le climat, pour la justice sociale et plus justes pour les gens. Grazie a Roma 3 Radio si è creato uno spazio interattivo di scambio sui temi della società civile, della giustizia climatica, dei modelli di agricoltura sostenibile. Sono stati coinvolti docenti e studenti dell'Università di Roma 3, attivisti ambientali, studenti della Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza. Un panel è stato dedicato al nostro rapporto con gli animali e con la natura. Dobbiamo cambiare il modo con cui facciamo energia, perché l'energia è la prima responsabile dell'emissione di CO2 in atmosfera. E noi siamo un grande produttore di energia, ma siamo anche un soggetto che vende energia ai clienti. La biblioteca dell'École Française de Rome ha ospitato una serie di discussioni sull'architettura e la città sostenibile a Roma e Parigi, in partenariato con lo studio d'architettura ed urbanistica TVK. La Galleria Murano invece ha accolto una presentazione di 10 creazioni, realizzate in partnership con Caring Material Innovation Lab, da vari designer che esplorano soluzioni a vantaggio dello sviluppo sostenibile. Il Camerino d'Ercole ha accolto l'installazione Still Life dell'artista francese Max Sister, residente del Nouveau Grand Tour 2023, che porta avanti una ricerca sugli elementi naturali. Nella Galleria dei Carracci, Jérémy Griffaut ha presentato The Origin of Things, mentre Rai Cinema ha proposto un corner di visori in virtual reality. In Sala Cinema è stato proiettato La Crociata, un film con Letizia Castà e Louis Garrel. Nei sotterranei del palazzo, un suono in estinzione, progetto di ricerca sperimentale, ci ha fatto ascoltare 24 ore della vita e dello scioglimento del ghiacciaio dell'Adamello.